Salve a tutti ragazzi, molti di voi non mi conosceranno, quindi mi presento. Sono Aldo e quest'oggi voglio presentarvi un video molto speciale. Sì, perché questo è un video per Jimba Network, che come tutti saprete è questo grandissimo progetto che ha l'intenzione di creare una sorta di machinima italiano. E quindi sono felice veramente di contribuire a ciò, presentandovi un gioco che nel mondo dei gameplay di YouTube, diciamo, non è molto apprezzato o, per meglio dire, non è compreso del tutto. Ebbene sì, stiamo parlando di Dark Souls, un gioco di ruolo uscito il 6 ottobre 2011. Dark Souls è un capitolo creato dalla Namco Bandai e che è stato sviluppato sulla scia del suo predecessore spirituale, così possiamo definirlo, Demon's Souls, uscito il 25 giugno del 2010. Ma perché predecessore spirituale? Sì, in effetti Dark Souls è completamente slegato sotto il profilo della trama e dei personaggi da Demon's Souls, ma è comunque definito secondo capitolo perché, guardando il gameplay, ritroviamo le medesime dinamiche, con qualche miglioria, certo. L'intenzione della Namco era quella di creare un gioco di ruolo fuori dagli schemi e con Dark Souls, e anche in parte con il suo predecessore, ci sono perfettamente riusciti. La caratteristica che differenzia Dark Souls da qualsiasi gioco del suo genere è sicuramente l'alto livello di difficoltà che già Oh, dal retro della Leon, copertina where have you been ci viene hiding? specificato I con la guess you caught frase the tweak this "Preparati alla morning. morte". Shows what Sì, I know. però proprio questa caratteristica che ha reso Dark Souls un gioco non del tutto apprezzato dal giocatore medio. La difficoltà del titolo ha raddoppiato le carcasse di joypad frantumati, cioè televisori distrutti, sangue sui muri per tutti i cazzotti dati, insomma, la disperazione totale per aver visto sullo schermo la scritta "Sei morto" per decine e decine di volte, per essere ottimisti. Ma ancora non vi ho detto in cosa sta la difficoltà del titolo? Beh, essenzialmente nella struttura del gameplay e nelle sue dinamiche. Mi spiego meglio. Il giocatore si ritroverà nei panni del personaggio giocante creato all'inizio del gioco, in una visuale in terza persona. Le classi disponibili sono guerriero, cavaliere, viandante, ladro, bandito, cacciatore, stregone, piromante, chierico e discriminato. Insomma, una varietà di scelta veramente ampia. Sono 10 classi, e ognuna veramente con caratteristiche ben precise. Durante il corso del gioco, quando andremo avanti nella storia, che appositamente non vi rivelo per una maggiore godibilità del titolo, troveremo nuove armi e armature sempre più potenti che hanno la caratteristica della durata, ovvero si potranno danneggiare fino a rompersi. La vera difficoltà, però, la troveremo paradossalmente all'inizio del gioco, poiché vi sarà una disparità tra la vostra forza e quella dei nemici praticamente minima. Di conseguenza, anche il più stupido scheletro o topo potrà veramente distruggervi senza troppa fatica. Novità infine del titolo sono sicuramente i falò, una sorta di checkpoint che troveremo durante il nostro cammino e che complicheranno ancora di più la nostra situazione data l'enorme distanza tra uno e l'altro. Ed è forse questa la ragione delle numerosissime morti che dovremmo sopportare, perché non solo la distanza tra un falò e l'altro aumenta la possibilità di venire uccisi, ma anche poiché ogni volta che ci riposeremo al falò, i nemici uccisi in precedenza respawneranno tutti, quindi tranne qualche mini boss sparso qua e là, come ad esempio i cavalieri neri. In conclusione, Dark Souls è un gioco che necessariamente non può essere consigliato a tutti, perché se volete farvi una partitina spensierata, senza dover faticare, sudare freddo e dare il sangue, beh, allora Dark Souls non fa proprio per voi. Ma se invece siete masochisti come me, beh, allora cosa state aspettando? Beh, per oggi è tutto, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Io vi saluto e vi rimando ad un mio prossimo video e ricordate, mettete un bel mi piace, commentate, ma soprattutto iscrivetevi a Jimba Network. Ciao e alla prossima!